Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Victoria 2 con il Regno d'Italia. Abbiamo fatto grandissime cose nelle ultime parti, siamo riusciti a vincere la guerra contro tutto il mondo, voglio ricordarlo ancora una volta perché è stato davvero incredibile, dato che comunque siamo l'Italia, che certo è una grande nazione anche lei, però poi quando si va a fare la guerra alla Danubian Federation, che era gigantesca, lo UK, gli Stati Uniti e tutti gli alleati loro, allora le cose si fanno un po' difficili, ma siamo riusciti a vincerla e adesso abbiamo distrutto la Danubian Federation. Infatti ora l'Austria è di nuovo piccola, così perché ha soltanto i suoi cores originali, quindi l'Austria è proprio così come la conosciamo oggi, ecco, senza tutte quelle cose che non gli appartengono. E ora la domanda è cosa facciamo? Allora, abbiamo 8.9 di infamy, qui c'è ancora l'Etiopia, alleata con gli Stati Uniti, e quest'Etiopia... Ah, l'Etiopia possiamo dichiarare la guerra? Non possiamo dichiarare la guerra perché non possiamo dichiarare la guerra, è la domanda. Perché abbiamo il modifier No More War fino al 24, ok? Fino al 1924 abbiamo questo modifier. Praticamente un modifier che c'è dopo aver smantellato una nazione. Mette questo malus, quale per 3 anni non si può fare più guerra. Ok, non fa nulla, possiamo aspettare. E che altro possiamo fare? Allora, qui abbiamo questi due, sono due brigate in uno, si ribellano in Cecoslovacchia. Già, allora stavo un attimo muovendo questi qui. Allora, qualcuno mi spieghi per favore. Allora la domanda è adesso, la Cecoslovacchia era, ma non lo so, non, a noi non è che interessa la sua, quindi lasciamo stare, they're not worth it, perdiamo 5 prestigio ma non ci serve, guardate quanto ne abbiamo. 8.500 punti prestigio perché abbiamo davvero fatto cose che ci hanno portato tantissimo prestigio, come distruggere la Francia, vincere la grandissima guerra. E se adesso guardiamo qui sul rango per prestigio, siamo noi i primi, i secondi sono lo UK, ma lo UK ha un minimo del nostro prestigio, cioè hanno davvero un settimo, probabilmente un sesto il nostro prestigio, mentre noi, e la nazione col al terzo posto per prestigio stranamente è il Sudafrica con 1200 prestigio, quindi lo UK deve stare attento che non si fa superare dal Sudafrica stesso. Invece per quanto riguarda lo score totale, anche abbiamo più del doppio dei punti dello UK, significa che siamo irraggiungibili praticamente, abbiamo davvero lasciato tutti indietro, siamo una potenza mondiale incredibile. Certo, abbiamo un valore di 955 capital ships nel nostro valore militare e lo UK non ha quasi navi perché gli abbiamo distrutto quasi tutto. Si è messi davvero benissimo. Questa è davvero una partita uscita bene. Pausiamo un attimo e vediamo. Allora, questi li mandiamo qui. Questi 51, questi qui, ok. Strana questa. Anche questa è un po' strana. Certo, immagino che sono morti comunque alcune
alcuni soldati durante la nostra grandissima guerra, e quindi ok, allora questi li bilanciamo un po'. Va bene, questi sono rimasti in 21, ok, 57, bilanciamo un po', ok, anche questi in 21, bene. Ah, questi chi sono? Questi qui sono. Ok. Ok, a 42 li mandiamo qui a Tripoli. Allora. Quante belle cose ci sono da fare. Allora, potremmo adesso. Potremmo far cosa? Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo altri due dreadnoughts. Ok. Facciamo incontrare tutti qui. Qui abbiamo 81 heavy ships. Dei quali un sacco di dreadnoughts, ironclads. Ok, adesso noi abbiamo quasi finito di ricercare oil driven ships, che ci darà la possibilità. Ok, questi 24 li portiamo in Italia. Ok, e anche questi, per favore. Ok, questa ricerca, stavo dicendo, ci darà la possibilità adesso di creare anche le famose battleships, così che poi avremo anche queste da mettere tra le nostre navi pesanti, perché le battleships sono davvero fortissime a fine gioco e ci sarà molto da fare. Adesso vediamo qui il regolare. Ok, adesso ovviamente abbiamo altro spazio per i nostri regulars. Ok, questa è ricercata. Adesso che altro ricerchiamo? Potremmo alzare le basi navali di un altro livello, oppure railroads. Ma così tante belle cose da fare, così poco tempo. Allora alziamo questa, così poi ci possiamo fare le basi navali al massimo. Qui ancora non si può perché dobbiamo fare la scoperta. Questa scoperta dobbiamo fare. Ok, quindi dobbiamo aspettare un po', però volevamo vedere. Ok, Build Army. Adesso ci mancava qualche aeroplano e ne faremo qualcuno. Ne faremo 1, 2, 3, 4, 5. 5 credo bastino. Ok, riapriamo questo coso qui. E adesso abbiamo New Granada. Sono usciti i ribelli. Mi spiace per New Granada, ma siamo un po' lontani. Allora, volevo dire, qui abbiamo a Gaeta, abbiamo questo, e qui a Napoli abbiamo quest'altro. Ok, si incontreranno qui perché gli aeroplani ce ne serve uno, due, poi tre, 4 e va bene, quindi poi ne abbiamo uno in più, non fa niente. E ora una cosa che vogliamo fare davvero sono i carri armati, ok? Perché i carri armati non siamo riusciti a farli l'altra volta, ne facciamo direttamente 10. Sperando che stavolta riusciamo a prendere i tanks dallo stockpile, perché infatti il problema sono sempre questi tanks che non sono. Facili da prendere. La domanda è chi è che li produce? Top 5 producers, dice nessuno? Ah, sarà questo il problema?
Ah, il problema a quanto pare è che non c'è nessuno che produce i tanks. Questa è una cosa triste. Ok, qui non possiamo fare le factories. È una cazzata. Perché ci serve da qualche parte una fabbrica di tanks. Carri armati. Perché noi dobbiamo fare i carri armati? Ma che palle! Ma com'è possibile? Ok, Advanced Battle Cruisers, Advanced Cruisers, ok. Battleships, però ancora nulla, va bene. E adesso dobbiamo aspettare allora per fare i carri armati. Ok, poi per il resto abbiamo fermi tutti. Allora siamo nel 23, il 23 è un anno in cui sembrerebbe opportuno, anzi quello era già nel 21, però diciamo che il 23 siamo ancora qui all'inizio degli anni 20, sembrerebbe opportuno pensare di cambiare il nostro governo. Ok, con questo intendo, allora vediamo, i nostri ribelli sono. Abbiamo comunque dei giacobini rompicoglioni, adesso noi ci hanno davvero rotto i coglioni, questi giacobini qui, perché il voto già ce l'avete, quindi vogliono anche il wealth voting, no, e basta, no, vogliono fare i pacifisti, e noi non abbiamo voglia dei pacifisti, noi vogliamo un governo che piaccia a noi, vogliamo un governo che ci permetta di fare quel che vogliamo fare. E il Partito Nazionale Fascista è un partito come il partito reazionario, soltanto che è molto più interessante. E ad esempio ci farebbe adesso aprire una fabbrica a noi, quindi se adesso decidi, ok, adesso vogliamo farci noi una fabbrica di carri armati, potremmo provare a farlo. Adesso il Partito Nazionale Fascista non solo è un partito jingoista, perché la cosa che interessa per me è questa qui, perché io voglio un partito che sia almeno pro-militare. Ah, addirittura la fazione monarchica è pro-militare, loro addirittura sono jingoisti, quindi questa è la vera differenza, perché per le altre cose sono uguali: protezionismo, state capitalism, moralismo, residenza, ma il jingoismo significa che sono jingoisti. E significa che ci danno questi bonus qui. L'organizzazione sale molto velocemente. Lo spending militare ovviamente è sempre alto. I casus belli vengono acquisiti velocemente, molto velocemente, e si mobilizzano ancora più brigate di ora, quindi ecco, diciamo che al momento anche siamo jingoisti del Partito Liberale Italiano, però ad esempio qui hanno l'intervenzionismo, la full citizenship, eccetera. A noi piace molto di più questo, specialmente perché il Partito Nazionale Fascista, essendo fascista, dovrebbe, non appena lo selezioniamo, perché lo possiamo selezionare con questa forma di governo, dovrebbe come fare un colpo di Stato, così che poi il voto torna a zero, no voting. Nell'upper house c'è il ruling party only, quindi entriamo in una dittatura. Questa dittatura ci farebbe comodo, perché ad esempio poi non ci sarebbero più i fastidiosissimi eventi del voto, e ovviamente il fascismo in questo gioco è una forma nel governo che si può scegliere ovviamente soltanto verso la fine del gioco, però è comunque molto interessante, perché alla fine, gli ultimi 15 anni di gioco, diciamo, se li si fa col fascismo, ci sono un sacco di cose interessanti da fare, e ci sono un sacco di eventi riguardanti guerre, eccetera. Noi con un impero forte come il nostro potremmo divertirci molto, quindi direi di selezionare il Partito Nazionale Fascista e vedere un po' cosa succede. Io credo esca poi un evento che ci dice che c'è stato fatto un colpo di Stato fascista, e tutti questi qui, queste riforme dovrebbero tornare a zero. Vediamo. E vai. Ok. Vediamo un po' cosa succede.
Adesso la National Conference ci fa perdere 30 prestigio, ma ci dà 11.000 prestigio. Ora siamo in un punto in cui perdere 30 prestigio davvero non è una gran cosa, quindi la facciamo per avere un sacco di research points, così questa tecnologia finirà velocemente. Vediamo un po', un bel generale. Allora, esce lui, ok. Ah no, lui no. Esce lui, vabbè. Ah, ok, la Svizzera è stata tolta dalla nostra sfera. Ma a noi cosa interessa? Ah ok, finalmente escono i corsi del Senegal. E ok, Advanced Battleships abbiamo. Abbiamo finalmente scoperto, questa è grandissima. Questo anche avrei voluto dire uno dei motivi per cui non è male mettere il partito fascista, perché c'è questa scoperta, The Police State, che viene scoperta sia col partito fascista che col partito comunista, mi sembra, e che abbassa l'organizzazione dei ribelli in un modo incredibile, quindi i ribelli diventano disorganizzati al massimo, perché comunque poi avremo un police state, detto così, e questa è anche una buona scoperta che si può fare soltanto con questi partiti. La World Fair inizia a Parigi, ok, adesso che cos'altro vogliamo fare? La guerra con la Persia. Sì, questa Unione Sovietica pazza. Strano che finora non è uscito scritto nulla riguardo ad un eventuale colpo di Stato. Io mi ricordo che era una cosa che succedeva. Ma magari mi ricordo male, era sotto altre circostanze. Perché sembra strano che il fascismo sia, cioè, un partito così normale che poi, cioè, è come se adesso potessi mettere il voto sotto i fascisti, cioè, mi sembra un po' strana come cosa, ecco. Di armor qui c'è nulla, però, visto che abbiamo già i cosi, qui possiamo però fare una bella factory. E di che factory parliamo? Vogliamo fare. Ok, facciamo adesso una tank factory. Ok. E si spera che questa tank factory ci porti ad avere i tanks. Infatti qui dice Communist seize power, ad esempio, è come se diventassero una dittatura. O magari dobbiamo aspettare soltanto gennaio, quando si riassembla qui l'upper house, magari lì ci saranno solo i fascisti e poi lì uscirà il colpo di stato. Può essere, non ritengo possibile. Ah, e abbiamo adesso anche la possibilità di fare le battleships? No. E la NGF fa un'altra guerra. Fa una guerra per prendersi Baden. Piccolo Baden, solo soletto, fascista tra l'altro.
Ok, NGF va bene. Ok, vengo anch'io, anche se non ha senso. Tu ti vai a prendere Baden. Se li vogliono annettere, credo che non sarà difficile per loro. Ah, adesso qui i fascisti in Austria tra poco buttano tutto per aria. Ok, tra un anno potremo ricominciare a fare le guerre. La Norvegia, tra l'altro, è la nostra sfera. Ok. Ok, adesso possiamo alzare. Le basi navali. Così le possiamo alzare al sesto e ultimo livello. E vediamo qui. L'alziamo di livello ovunque. E adesso arriviamo all'anno nuovo, questa è davvero una cosa strana, dato che io mi ricordavo che i fascisti, una volta selezionati, ok, senza essere ribelli, iniziassero a fare un colpo di stato. Beh, ok, va bene. Allora si vede che ho sbagliato a pensare. Comunque sì, adesso abbiamo il partito fascista. Ci va bene, adesso siamo riusciti almeno a mettere a fare la nostra Tank Factory. Abbiamo fatto la scoperta che abbassa l'organizzazione dei ribelli, sperando che in futuro non usciranno tanti ribelli senza che mettiamo altre riforme. Bene, e con questo direi che anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prossima.